Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io ho l'impressione, a parte Ilaria che è lontana, che qui ci sia una circolazione di testosterone che, come dire, combacia con l'aggressione della Russia all'Ucraina, e mi piacerebbe molto di più che ci fosse una qualità di discussione meno accesa, meno putiniana, meno violenta. Sono dell'idea. Qual è la discussione putiniana? Putiniana di aggressione, in questo senso, meno aggressiva in questo senso. Chi sono senso, gli amici di Putin? Beh, gli amici di Putin qua. Non posso pensare. E l'ex presidente del Consiglio Berlusconi e Salvini, e come diceva Sandro Giuli, ma sono tutti persone, amici di Berlusconi Putin. E Salvini, li abbiamo visti negli RVM, si sono, come dire, qualificati da soli nella loro, come dire, alleanza simbolica e concreta con Putin. È un'adesione a un modello culturale, là, dice lei. Allora, io devo dico una cosa che diceva Ferrini: in quanto donna, io penso che Putin ha ammazzato la Politkovskaya, è un signore che viene dal KGB, che ha fatto fuori un'altra quantità di giornalisti che non finiscono più, che sta tentando di catturare il consenso che ha del popolo russo con un'idea antica dell'impero russo che si allarga, che si è fatto eleggere 3 volte, con una volta di mezzo con un prestanome. Com'è possibile pensare di stare dalla parte di Putin, che è un signore il quale oltretutto è a capo di un paese che è la 12ª economia mondiale, quindi è anche un'economia meno potente di quanto, che è un accentratore tremendo, per cui vuole anche decidere il tipo di carri armati che arrivano. Quindi voglio dire, com'è possibile, per quello che mi riguarda, per la mia visione del mondo, essere pro Putin? Dico però un'altra cosa, che per esempio il professor Cardini, che è un illustre storico, eccetera, nel momento in cui dice un attimo, sceveriamo le cose, vediamo quali sono le ragioni antiche di questa invasione, perché è, tale è e tale resta, non lo voglio classificare come amico di Putin. Io penso che ci sia un livello, come ho detto prima, di testosterone e la necessità di capire meglio come sono le cose e di addivenire a una forte e potente presenza assolutamente carente dell'Europa. Okay. Io sento un'Europa fragile. Passo dopo passo, ora arriviamo a Padellaro. Tabacci voleva replicare a Di Battista sulla parte che riguarda il governo. Poi con Padellaro.